Buonasera da Fabio Ferri, amici sportivi di Teleiride, bentornati a T-Sport, il nostro consueto appuntamento con l'informazione sportiva della provincia di Firenze e della regione Toscana. Oggi apriamo parlando di Serie A, in particolar modo della Fiorentina che ieri è tornata al successo in campionato grazie a un 3-1 sul Cesena che appunto ha riportato i tre punti in casa Montella. Una partita sicuramente importante non solo però per la Fiorentina che riagganciò la zona europea, ma anche per Josip Iličić che ha segnato una splendida doppietta e per Alberto Gilardino, arrivato a quota 61 gol con la maglia della Fiorentina. Andiamo ad ascoltare le interviste dei protagonisti e soprattutto anche le parole di Andrea Della Valle. Dopo quattro sconfitte è naturale, no? Un po' di tensione, un po' tutto, però questo è il calcio. Speriamo, insomma, di anzi, siamo sicuri che la crisi ormai è alle spalle. Guardiamo solo giovedì, adesso. Sogniamo, andiamo a combattere, andiamo a costruirci e poi ritorno in casa. Era un grandissimo Siviglia che abbiamo visto anche ieri, ma la Fiorentina è altrettanto. Quindi sarà Siviglia? Fiducioso, sì, però è possibile. Se devo cambiare un po', devo andare in viaggio all'estero, ma è possibile per esserci. Questo è importante, ragazzi. Poi su tutto il resto ne parleremo anche a Siviglia. Adesso pensiamo a testa bassa, a lavorare, pensiamo a Siviglia, che sarà un inferno, sarà una bolgia, visto che è uno stadio che fa la differenza quasi sempre, ma questa Fiorentina qui andrà a testa alta dappertutto, quindi anche, vedrete che anche Siviglia se la giocherà alla pazza. Ci siamo chiariti ieri molto con i ragazzi nello spogliatoio, un bel faccia a faccia, un'oretta intensa, adesso pensiamo veramente tutti a Siviglia. Sì, ma non andiamo subito a guardare adesso abbiamo fatto bene, che è finito tutto. No, oggi abbiamo vinto, ormai la partita è finita, pensiamo solo a giovedì, che è una partita difficilissima e non c'è altro più da pensare, solo che a giovedì e di altra domenica. Sì, certo, ma come ho detto, noi entriamo in campo per non sbagliare gli atteggiamenti e per vincere la partita, perché siamo una squadra che quando scende in campo, specialmente in casa, deve vincere le partite. E dopo sicuramente oggi tutti gli altri risultati sono andati da parte nostra, allora continuiamo così, dobbiamo lavorare bene, ascoltare le cose che le dice il mister e pensiamo solo a giovedì. Tra voi grande intesa anche tra te e Josip, che quest'oggi finalmente ha avuto un pizzico di fortuna in più, ha trovato due gol e anche lui, insomma, una prestazione di livello. Certo, come dicevo sempre, non anche quando non stavo alla Fiorentina sapevo sempre che è un giocatore, soprattutto una brava persona, che tutti non lo conoscono bene, ma si è sempre messo a disposizione il mister, ha avuto i momenti difficili con i tifosi, con tutti gli altri ragazzi, ma adesso quando sta bene e sta bene fa veramente la differenza. Sì, assolutamente, e sapevamo che era una partita da prendere in un certo modo, perché arrivavamo da quattro sconfitte consecutive, quindi per noi era fondamentale fare il risultato e ci siamo riusciti contro un avversario che è molto bravo in contropiede e giocatori abili a ripartire, però siamo stati bravi, attenti e determinati a chiudere la partita nei momenti chiave. È arrivata poi anche la tua rete, quella del 3-1, il 61esimo, se non vado errato, gol con la maglia viola, 50 in campionato. Sì, molto felice, sono molto contento, ci tenevo a far gol oggi e è andata bene. Io cerco sempre di mettere tutto me stesso ogni volta che entro, ogni volta che gioco, e anche se magari a volte capita che non faccia gol, però adesso arrivano in una settimana due gol e per me è fondamentale, sono un attaccante, quindi il gol è molto importante. Mancano poche partite alla fine, quindi sicuramente dobbiamo adesso prima di tutto pensare alla partita di giovedì, poi una partita alla volta come se fossero delle finali. Allora abbiamo ascoltato le parole di Curtis Gilardino, del presidente della Valle, che ovviamente ha messo l'obiettivo sulla giornata di giovedì, quando la Fiorentina andrà in campo a Siviglia per continuare il suo cammino europeo, una partita sicuramente molto importante a cui il patron della Fiorentina sarà presente nonostante i numerosi impegni lavorativi, un patron della Fiorentina che ha parlato proprio con la squadra alla vigilia della partita con il Cesena, un
dialogo di un'ora, come avete sentito proprio nel servizio, un dialogo di un'ora che sembra insomma aver giovato ai Viola. Ieri nella partita contro il Cesena intanto abbiamo rivisto anche in campo Vargas e per quanto riguarda proprio l'esterno peruviano ci sono alcuni aggiornamenti che arrivano da Viola News, secondo il quale il giocatore si sarebbe sottoposto a degli accertamenti medici nel pomeriggio, salvo poi allenarsi con la squadra. Cercheremo di capire ovviamente quello che è successo a Vargas, anche perché come saprete stasera alle 21.50 torna l'appuntamento con Viola Express. Adesso parliamo invece dell'Empoli, Empoli che non ha giocato e andrà in campo mercoledì. Noi facciamo il punto della sfida con il Torino, ma anche della commemorazione che lo stesso Empoli farà delle vittime della tragedia di Superga, la tragedia che cancellò il grande Torino. Insolito lunedì di antivigilia di campionato in casa Empoli, in attesa del posticipo contro il Toro, in programma mercoledì pomeriggio alle ore 15. Un lunedì di calcio e di storia del calcio, una data impressa nelle menti dei cuori granata e proclamata dalla FIFA giornata mondiale del gioco del calcio. 66 anni fa, il 4 maggio del 1949, si consumava la tragedia di Superga, il tragico schianto aereo in cui persero la vita 31 persone di ritorno da una trasferta a Lisbona contro il Benfica. Ricordiamo il grande Torino. È il tweet ufficiale della FIFA. Oggi squadra granata al completo e migliaia di tifosi hanno commemorato nella Basilica di Superga la squadra ribattezzata come gli Invincibili, capace di vincere ben 5 scudetti consecutivi tra il 42 e il 49, contando 10 giocatori su 11 in nazionale. È questo il motivo dell'iniziale slittamento del match tra Torino e Empoli, posticipata successivamente a mercoledì, onde evitare la concomitanza con l'andata dei Champions League tra Juventus e Real Madrid. Anche l'Empoli abbraccia i colori granata e si unisce alla commemorazione del grande Toro. Nel tardo pomeriggio di domani, il tecnico Maurizio Sarri, insieme all'amministratore delegato Francesco Gelfi, al direttore sportivo Marcello Carli, il segretario generale Stefano Calistri e al team manager Pietro Accardi, si recheranno a Superga, il giorno dopo l'anniversario del tragico schianto che cancellò una delle più forti squadre di sempre. Intanto al Castellani gli azzurri preparano la sfida dell'Olimpico, in cui sarà assente Tonelli per squalifica. Da monitorare le condizioni di Simone Verdi, di nuovo fermo per un problema muscolare. Rientrato in gruppo invece Tavano. Due squadre, entrambe motivate, seppur per questioni diverse, una a caccia del piazzamento europeo, l'altra praticamente già salva, stimolata dalla voglia di concludere bene la stagione e raccogliere i premi messi a disposizione dalla società ad ogni posto scalato in classifica. Questa mattina, inoltre, il presidente Corsi è stato protagonista della 13ª edizione del riconoscimento Giuseppe Prisco alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva, premiato insieme a Roberto Donadoni e Daniele Verde. Il patron ha ribadito la speranza di potersi affidare a Sarri anche nella prossima stagione, pur confermando che in caso di chiamate importanti non lo fermerebbe. Adesso parliamo di rugby, perché venerdì 1 maggio si è conclusa la stagione di Serie A per il Firenze Rugby 1931 e il Prato Sesto, due verdetti però diametralmente opposti per le due compagini toscane. Si è concluso lo scorso 1 maggio il campionato di Firenze Rugby e Prato Sesto, una stagione dai responsi diversi per le due squadre toscane della Serie A di rugby. Il Firenze Rugby, già matematicamente retrocesso in Serie B dopo la sconfitta dello scorso turno contro il Piacenza, ha concluso la sua annata perdendo la 7ª partita nella pool 1 della fase retrocessione. In casa dell'Unione Rugby Capitolina, la squadra di coach De Rossi ha salutato la stagione con un 34-10 che ha concesso ai romani di chiudere al primo posto del girone e che ha costretto invece i biancorossi all'ultimo posto della pool. La squadra fiorentina, che all'inizio anno sembrava rilanciata da un nuovo progetto che aveva come destinazione d'arrivo il campionato d'eccellenza, dovrà ora ripartire dalla Serie B. Chi invece vivrà anche il prossimo anno una stagione di Serie A sarà il Prato Sesto, che ha chiuso la sua annata sportiva perdendo sul campo di Querceto contro il Rugby Lions per 25-33. La partita di venerdì è stata però anche l'occasione per la formazione rosso-blu di salutare due leggende del rugby sestese come Filippo Amerini e Andrea Bessi. Pilone è giocatore simbolo del rugby sestese, costretto allo stop per raggiunti limiti di età, dopo 21 anni di onorato servizio tra Serie C, B ed A, una categoria che anche il prossimo anno sarà a Sesto. La squadra di Otano e Wakarua del resto aveva già vinto il suo campionato proprio strappando il biglietto d'ingresso alla pool promozione durante la stagione regolare, un risultato che ha consentito ai rossoblù di ottenere la salvezza già a dicembre e di poter vivere con grande tranquillità la seconda fase di stagione e salutare con un sorriso due grandi della propria storia.
Adesso parliamo di football americano con il campionato FIDAF di seconda divisione che vede i Guelfi Firenze sempre più al comando del loro girone dopo la sesta vittoria consecutiva. Scusate. Vittoria facile, ma la vigilia è stata meno tranquilla del previsto. Gli infortuni di Nardelli, Cartenì e Manatrizio andavano ad aggiungersi a quello del capitano della difesa Cammi, uscito con un ginocchio malconcio nel match con i Titans, complicando decisamente la vita a coach Paciaroni, che poteva almeno consolarsi con i recuperi decisivi di Zini, autore di 3 sack contro gli Storms, Pierazzuoli e Carboni, che hanno fatto tutti e 4 i punti addizionali. Paciaroni temeva anche un calo di tensione. Gli Storms, nonostante l'ultimo posto in classifica, non mollano fino all'ultimo, come nel caso del match appena perso dopo 2 tempi supplementari contro i Titans Romagna. Ma che la serata sarebbe stata positiva per i Guelfi lo si è visto sin da subito, dalla prima serie offensiva degli Storms. Bennoni bloccava il calcio di allontanamento e dava un'ottima posizione di partenza all'attacco dei Guelfi, che la prima vera azione offensiva andavano in vantaggio grazie ad Arcangeli, che rendeva possibile il touchdown per Santarnecchi. Gli Storms accusavano il colpo e non riuscivano a reagire. I Guelfi ne approfittavano e raddoppiavano subito grazie ad una splendida ricezione di De Vitis, che portava i Guelfi a poche yard dall'area di meta, con Stowers che poi andava a finalizzare in touchdown dopo una breve corsa. A pochi secondi dalla fine del secondo quarto era De Vitis ad andare a segno sul passaggio di Arcangeli, con un touchdown che portava il risultato sul 21-0. Nella seconda metà della partita il copione era lo stesso e i Guelfi andavano subito in touchdown con Bardini, sempre sul passaggio dell'ispirato Arcangeli, e chiudevano il match limitandosi a gestirlo fino al fischio finale. Soddisfatto coach Paciaroni, che commentava così la vittoria: la partita è andata bene nonostante i tanti infortuni e un ultimo allenamento che mi aveva convinto poco. Invece i ragazzi hanno giocato bene tutti e 4 i quarti e hanno vinto meritatamente. Guelfi imbattuti quindi dopo 6 partite, ma la prossima sarà difficile, in casa degli Angels Pesaro, per giocarsi il primo posto nel girone. Paciaroni lo sa, tecnicamente siamo superiori, ma sarà una partita molto difficile, soprattutto dal punto di vista psicologico. Dobbiamo prepararci ad una vera e propria battaglia. E concludiamo dando una notizia di pallavolo di Serie A1 femminile, con il Bisonte che ha confermato lo staff tecnico di questa stagione anche per il prossimo campionato di Serie A1. Dunque, per il suo secondo campionato consecutivo nella massima serie di pallavolo, la squadra dell'Azzurra San Casciano, da quest'anno chiamata Bisonte Firenze per il trasloco di fatto al Mandela Forum, conferma l'allenatrice Francesca Bannini, ormai dal 2012, da marzo 2012 capo allenatrice del Bisonte, e con lei tutto il suo staff. Un unico cambiamento per quanto riguarda la società toscana, con lo storico DS Gino Mazzi, che era in carica dalla fine degli anni 90, che lascerà il posto a Duccio Ripasarti, un ex giocatore di pallavolo tra la B1 e la B2, che ha anche un'esperienza importante come appunto dirigente. Infatti ha preso parte allo staff dirigenziale del CAN, con cui ha anche vinto numerosi trofei. Con questo dobbiamo lasciarci per quanto riguarda il T-Sport di oggi. Io vi ricordo ancora l'appuntamento di stasera con Viola Express, un appuntamento sicuramente da non perdere. E dunque buon proseguimento di serata con i programmi di Teleiride, e da parte mia un cordiale arrivederci.